il risultato è senz'altro positivo, considerando che quest'anno c'è la partecipazione di tutte le scuole superiori del Vallo di Diano con dei progetti che noi riteniamo effettivamente delle vere e proprie start-up. Siamo contenti del risultato perché noi siamo partiti da un assunto molti anni fa con questo progetto, quello di dare la possibilità ai ragazzi degli istituti superiori, una volta terminato il corso di studio, di sperimentare la possibilità di trovare subito un'occupazione e un lavoro. La novità del progetto qual era? È che questa possibilità è creata proprio dai ragazzi degli ultimi 2 anni, cioè dalle quarte e dalle quinte, che attraverso la nostra assistenza simulano proprio delle idee di imprese con tanto di praticamente business plan, ma soprattutto con dati reali, cioè la possibilità diciamo che queste imprese nascano sui bisogni del territorio, perché chiaramente essendo soggetti del territorio ci teniamo comunque a condividere. Dall'anno scorso c'è stata un'aggiunta, quella della partecipazione delle imprese, e quindi diciamo sperimentalmente abbiamo iniziato anche un pochino questo rapporto con le imprese del territorio, ci sono imprenditori che hanno dato il loro contributo, e quest'anno presenteremo anche delle novità, nel senso che le imprese daranno la loro disponibilità ad ospitare nelle proprie aziende, in una specie di incubatore di imprese diffuse nel territorio, a ospitare i progetti che i ragazzi veramente intendono realizzare. Per cui di fronte a questo e di fronte alla prospettiva dopo il diploma della disoccupazione, considerando che nei banchi di scuola c'è sempre un grande assente, dico io, che è il lavoro, penso che questo risultato può essere veramente di grande soddisfazione. Diciamo che coordina un po' sia i gruppi di lavoro e il rapporto tra le imprese da una parte, i ragazzi, i tutor che la banca ha selezionato, che seguono i progetti di impresa, e la banca di credito cooperativo di Sassano, che appunto è l'organizzazione che da anni ormai ha messo in piedi questo progetto e sta stabilizzando sempre di più la rete con i ragazzi. Infatti questa non è l'unica iniziativa, il progetto SWIPI, scuole, imprese, progetto idee, e ogni anno questo progetto si arricchisce sempre di più, passato da una semplice strutturazione di quello che poteva essere un business plan, lo studio di un'idea d'impresa, si sta strutturando sempre di più verso la creazione di quella che è una vera e propria struttura ed un'organizzazione imprenditoriale per lo sviluppo di imprese. Infatti non a caso oggi abbiamo voluto fare un'anteprima di quella che sarà la presentazione finale, la fiera di tutte queste idee, e abbiamo invitato i nostri clienti, i nostri imprenditori, affinché ognuno possa dare supporto e suggerimento ai progetti che i ragazzi stanno elaborando. Infatti sono più di 15 idee progettuali già in una fase avanzata che nel prossimo mese di giugno appunto esperranno in una fiera che avrà una durata di 2 giorni. La nostra è un'iniziativa oramai arrivata alla quarta edizione, un'iniziativa consolidata. Per noi riteniamo indispensabile che vi sia una interazione fra il mondo dell'imprenditoria, le scuole, e facciamo in modo tale che tutte le iniziative che sono finalizzate a promuovere delle idee progettuali debbano essere incentivate. Per fortuna il nostro meridione, anche se in alcuni casi è carente di mezzi e di infrastrutture, certamente di entusiasmo e di professionalità e di intelligenza da parte dei giovani certamente non è carente. Ne abbiamo avuto la riprova in questi anni e speriamo che queste iniziative possano avere sempre uno sviluppo ulteriore, proprio perché l'intelligenza e quella che è il seme del futuro possano germogliare soprattutto nelle nostre zone, e di fatti ve ne è veramente bisogno. Quest'anno diciamo la differenza con i progetti del passato è notevole, quindi si è instaurato un rapporto sinergico con i ragazzi, anche perché sono state introdotte delle novità importanti. Una di queste è l'approccio pubblicitario al progetto, quindi i ragazzi hanno avuto, diciamo, oltre la possibilità di redigere un business plan, quindi
un dettaglio di progetto, anche la possibilità hanno avuto di farlo conoscere all'esterno attraverso delle minifiere che noi abbiamo organizzato in ogni scuola. Sono state, diciamo, organizzate al fine di raccogliere dei fondi, e quindi questi fondi sono stati utilizzati per finanziare i loro progetti con l'ausilio di roll-up pubblicitari e con diciamo tutto l'apparato, quindi tutto lo staff che è rappresentato qui dai ragazzi. Personalmente credo che sia un'ottima idea per valorizzare il territorio e i giovani, visto che ultimamente, a seguito di questo periodo di crisi economica ma anche dei valori, si è un po' persa la bussola. L'organizzazione è stata gestita molto bene, devo dire, infatti ci siamo incontrati ogni martedì alle 15:30 al liceo classico Marco Tullio Cicerone proprio per discutere, siamo stati seguiti da Francesco nei vari passi dell'operazione per creare queste imprese fittizie. Sicuramente un'iniziativa molto positiva, proprio perché soprattutto a noi del liceo ci ha permesso di sviluppare delle competenze che magari proprio frequentando con questo istituto, quindi con un indirizzo classico, in altro modo non avremmo mai potuto pensare di sviluppare, proprio iniziative inerenti, di saperne un po' di più per quanto riguarda il mondo dell'impresa, anche se in modo abbastanza abbastanza alla nostra portata, ma sicuramente abbiamo acquisito delle notizie, anche chiamiamole anche notizie, delle informazioni che molto, comunque molto importanti e interessanti. E poi in particolare abbiamo sviluppato quindi delle idee che per quanto ci riguarda sono molto importanti e che comunque ci permettono di essere comunque legati a quello che è il nostro mondo. E quindi alla valorizzazione della cultura. Infatti la nostra azienda, l'azienda di cui sono l'amministratore, si chiama Libriamoci e quindi si occupa della condivisione del noleggio di libri online, servendosi di un database. Quindi abbiamo cercato almeno di far collimare queste nuove informazioni, queste nuove conoscenze che Francesco ha cercato di mettere alla nostra disposizione con quello che è il nostro patrimonio, è ciò a cui ci sentiamo comunque di appartenere, ciò a cui siamo legati, quindi abbiamo cercato di far coincidere tutti e due questi aspetti. Si tratta di realizzare un'impresa, quindi un'impresa che non va soltanto dallo studio del latino e del greco, quindi di materie a noi congeniali, ma è uno studio che si apre sul mondo del mercato, dell'economia, quindi sul mondo delle imprese. Un particolare studio che ha riguardato soprattutto me, l'azienda, ovvero Libriamoci, è quello di creare un sito, perché noi sì, siamo in un mondo tecnologico, ma non tutti possiedono le capacità di gestire un sito e di crearlo, e per l'appunto attraverso questo progetto siamo stati capaci di creare un sito e di gestirlo, e su di questo sito si basa la nostra importanza, perché il Libriamoci è formato da un database online di condivisione libri, attraverso il quale chiunque voglia leggere un libro, noleggiarlo, può seguirci, quindi può visionare il nostro sito, noleggiarlo stesso dal sito, quindi è stata una bellissima idea, un bellissimo progetto da parte della banca. Con questo progetto noi abbiamo attuato le conoscenze che apprendiamo a scuola, infatti a noi è risultato da un lato molto facile capire i ragionamenti e i discorsi del tutor, in quanto sono materie che appunto studiamo, però da un'altra parte ci siamo resi conto della vera realtà che troviamo un giorno, che troveremo un giorno al di fuori dell'istituto. Abbiamo capito il sistema dei mercati, delle imprese, le difficoltà che potremmo trovare anche nella ricerca di vari clienti. Il nostro progetto però non si basa solamente sull'economia, come potrete pensare, ma si è voluto buttare nel campo dell'ecologia unito a quello della tecnologia. Con questo progetto appunto vogliamo aprire anche nuove strade al mondo dell'impresa, con appunto l'unire l'ecologia all'economia. Ma noi, essendo giovani, l'impatto è stato, comunque l'abbiamo presa un po' più sul leggero, però comunque è stato un progetto molto divertente, ma allo stesso tempo anche molto, non solo innovativo, ma anche ci ha trasmesso qualcosa, perché ci ha anche messo nel mondo del lavoro. Noi ci occupiamo di catering, io sono una degli amministratori, e noi organizziamo appunto buffet per feste di compleanno oppure scenografie per eventi in generale.